ragazzi! Allora, oggi faremo una ricetta che è un vanto della tradizione pugliese per tutto il mondo. Sono i panzerotti pugliesi, per noi leccesi, i calzoni. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Finalmente facciamo questa ricetta che in tantissimi avete chiesto. Vi svelerò, seguite il video fino alla fine perché vi svelerò tutti i segreti per come si chiudono i calzoni. Cara mia Carla Petrachi, ti svelerò tutto, la mia Franca Ferraro, finalmente l'abbiamo fatto, il video Franca mia, la mia Lucia Mandorino e la mia Elena Scorrano. Eccoli qua, il panzerotto pugliese è facilissimo, per noi detto calzone, ma è la stessissima ricetta, è facilissimo da fare in casa. Eccola qui, partiamo subito con la ricetta perché ho tantissimi segreti da svelarvi. E il primo segreto è questo: nella farina sta il segreto molto importante. Non ci serve la farina Manitoba, non esiste proprio per me la farina Manitoba in questa ricetta, anzi la farina ideale è la semola nostra. Ne metteremo 100 grammi su mezzo chilo di farina, quindi 400 grammi di farina tipo 0 o 00 e 100 grammi di farina di semola. Potete fare anche 200 di farina di semola e 300 bianca, farina zero come volete. Mischiamo sempre le farine, questo è il consiglio che vi do. Se non avete la semola potete fare ovviamente anche tutta bianca, ma una farina debole, non è forte con la Manitoba, no. Oh, poi 3 grammi, solo 3 grammi, anche 2 grammi su mezzo chilo va benissimo, di farina di lievito di birra fresco oppure 150 grammi di lievito madre, il nostro lievito madre, no? Vi dirò poi come metterlo nell'impasto. 250 grammi di acqua, 40 grammi di olio di oliva, di olio non è distrutto come sento dire nelle ricette, distrutto di uova, alcuni usano le uova nel calzone, non, quelli sono trucchetti che si usano, che molti purtroppo rosticceri usano perché devono conservare il calzone, lo fanno la mattina, lo mettono in vetrina calda e lo devono conservare lì fino alla sera, perciò usano questi trucchi perché l'impasto si mantiene morbido, no? Fino alla sera, ma non dobbiamo fare fricenne e manciano, diciamo noi, come diciamo qua in dialetto, dobbiamo mangiare a casa all'istante, bello caldo caldo, quindi questa è la ricetta ideale ad una lunga lievitazione, vi raccomando. 10 grammi di sale, un cucchiaino di zucchero di miele che ci servirà per l'autolisi. E poi per la farcitura, ecco, allora per la farcitura il calzone classico e va fatto sia fritto che a forno uguale, vi dirò anche la cottura che quella a forno. Va fatto con mozzarella o scamorza, potete anche mischiare se volete, e sugo di pomodoro oppure pelati, tritati, così, e pomodorini, ciliegini, quello che volete, e scegliete voi, non c'è una cosa precisa, quello che volete, pomodoro, però crudo va, vanno crudi, non va fatto il sughetto riscaldato, no, vanno crudi messi così, e mixateli nel mixer come volete, scegliete la polpa di pomodoro che più vi piace e mettetela lì, anche la salsa fatta in casa ma cruda, mischiatela poi con la mozzarella o con la scamorza, vi voglio vedere come. Dopo aggiungete un filo d'olio, l'origano, certo il basilico, quello che vi piace di più, un pizzico di pepe, va anche una fettina di prosciutto cotto se vi piace, quella tradizione richiede quello, e un'oliva verde denocciolata, ovviamente denocciolata, no? Sennò poi ne spizziamo i denti. Oh, quelle nocciolate le lasciamo per le pucce salentine. Allora, quindi la lievitazione è il segreto per i nostri calzoni, ovviamente poi olio abbondante per friggere, vi dico già la cottura come deve essere, a 200, nel forno invece va a 200 gradi per un quarto d'ora, poi dipende sempre dai forni, no? Allora, il segreto per i calzoni è la lievitazione, la lunga lievitazione, tutto qui sta. Questa, ripeto, è una ricetta che va benissimo anche per le pizzette, per la pizza, per la focaccia. Come si fa? La facciamo insieme anche dopo. Cominciamo con l'autolisi, se vi va, altrimenti non fa niente, mettete il lievito lì sbriciolato sulla farina e non succede niente, ma consiglio sempre di procedere con l'autolisi, è facilissimo poi fare l'autolisi. Bisogna sciogliere il nostro lievito di birra, un briciolino, vi ripeto, non c'è bisogno manco di pesarlo, fate così, mettetelo un pizzico e in 100 grammi di acqua oppure
mettete il nostro lievito madre a sciogliere, così lo agitate in 100 grammi di acqua con un cucchiaino di zucchero o di miele. Quello servirà per attivare la lievitazione, aiuterà la lievitazione, ma anche per colorare l'impasto. Infatti il miele è anche sostituto naturale del malto d'orzo, che è molto utile nell'impasto, soprattutto a lunga lievitazione. Quindi poi la farina ve l'ho detta, la semola nostra, e niente, sciogliete, fate la tolisi, dopo una mezz'oretta lasciate a riposo il nostro lievito sciolto nell'acqua, e poi ci aggiungete la farina e il sale alla fine, mi raccomando, il sale va sempre alla fine, poi ci aggiungete anche l'olio in questo caso. E i tempi di lievitazione come sono? Impastate, mettete tutto in un impastate così, senza fare tantissime pieghe, è molto semplice, lo faremo anche insieme, lo vedrete. Mettete tutto in un contenitore chiuso con coperchio e dopo un'ora aspettiamo che si attivi la lievitazione, no? Quindi dopo un'ora prendiamo il contenitore e lo mettiamo in frigo. A meno che non scegliete di farli la sera, quindi se voi dovete farli la sera, dice questa sera è compleanno di mio figlio e li voglio fare per sorpresa ai calzoni, sono sicura che stasera li farò, quindi la mattina vi mettete e fate l'impasto, lo lasciate a temperatura ambiente fino al pomeriggio. A pomeriggio fate le palline, perché devono farsi le palline, no? Le mettiamo poi a riposo e poi le prendiamo le palline e le farciamo. Mi raccomando, la farcitura molto importante, perché una volta che facciamo il dischetto, facciamo il calzone e lo friggiamo. Nel frattempo che si frigge, facciamo l'altro calzone, lo condiamo, lo chiudiamo e lo friggiamo. Perché? E anche quello è il segreto della chiusura, perché molti mi dicono sì, ma si aprono questi calzoni, poi esce tutta la mozzarella, un casino, l'olio fritto, eh. Non si aprono se seguirete, non si apriranno se seguirete le mie ricette, le mie indicazioni. I calzoni non si chiudono tutti insieme, i calzoni, i panzerotti, non si chiudono tutti insieme a 5, a 10, a 15, quello che fate, e poi dopo le friggete. No! Si chiudono man mano, come si fa la pizza fritta, che poi faremo in un altro video, ve lo prometto. Si chiude, molto semplicemente così, e poi si frigge già, ma al massimo ne potete fare 2, 3 al massimo se avete una pentola capiente. Altrimenti poi l'acqua della mozzarella, anche se l'avete messa a scolare, ma sempre uscirà del pomodoro, vi bagnerà la parte di sotto, e quindi è chiaro che poi in cottura si aprono, a contatto con l'olio caldo si aprono. Quindi mi raccomando, fate, farcite il calzone, chiudete e friggete, farcite, chiudete e friggete, è facilissimo. E questo è un altro segreto. Stavo dicendo, se invece non siete convinta che li farete la sera, oppure avete avuto un imprevisto, non li posso fare più stasera, oddio, che faccio con la pasta? Nessun problema, anzi meglio, prendete il vostro contenitore con l'impasto, lo mettete in frigo e lo potete fare l'indomani, fra 2 giorni, fra 3 giorni, lievitazione lenta naturale a 72 e oltre più ora. Quindi per avere un impasto, io voglio avere la pizza, e vi svelo quest'altro segreto che non vale solo per i calzoni, ma per tutti, ripeto, con questa ricetta potete fare pizzette, poi le faremo insieme anche in altri video, pizza, un'ottima pizza vi verrà, e delle focacce, fantastica. Io non voglio aspettare che devo fare la pizza il sabato sera, la voglio avere a disposizione mia nel frigo, come fanno i pizzaioli, nel frigo, tutta la settimana, così quando mi viene in testa, come giro in capo, voglio fare una pizza, apro il frigo, prendo il mio impasto, lo lascio acclimatare per un'ora, 2 ore, così, e poi stendo la pizza in forno. Quindi qual è il sistema? È questo. Io impasto con qualsiasi lievito, anche con il lievito madre, con il lievito birra, con il lievito secco, è uguale, basta che ne mettete poco, pochissimo lievito. Quindi impasto, metto nel contenitore chiuso con coperchio, dopo un'ora metto in frigo e metto tantissimo impasto, no? Un chilo, posso passare così, con questo sistema, 1 chilo, 2 chili, 3 chili di farina, li metto nel mio frigo e li lascio lì. E durante la settimana voglio fare l'indomani, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, mi viene in testa di fare, ho un ospite, tra un'ora, oddio, che faccio? Mo faccio 2 calzoni piccolini, ok. Faccio una pizza piccolina per la mia bambina, ok, prendo l'impasto, quello che mi serve, faccio la pizza, faccio il calzone, via, finito. Quando finirò, è lo stesso dicasi per il resto della settimana, perché quell'impasto può durare questo impasto dura in frigo una settimana, ve lo garantisco, senza inacidirsi. Perciò poi
Anche le palline del calzone, se fate le palline le lasciate in frigo, durano anche fino a 2 giorni le palline così, è meglio. Lievitano lo stesso in una lenta lievitazione anche in frigo, come fanno i pizzaioli che usano le celle, quindi è uguale. Poi, ma la bellezza, quello che vi voglio dire di questa cosa meravigliosa, è la pasta da riporto, perché è un altro metodo di lievitazione. Noi facciamo questa cosa per una volta la mettiamo, si impasta, mettiamo in frigo, lasciamo lì tutta la settimana, quando ci serve lo usiamo, ok, abbiamo capito. Quando finiamo tutta questa bella coppazza di impasto, quando l'abbiamo finita, ricordatevene di lasciarvene una pallina, pure 100 grammi, 50 grammi così, senza pesarla, una pallina, lasciatela e quando impasterete di nuovo mettete questa pallina, solo quella pallina, senza usare altro lievito. Mettete quella pallina nel nuovo impasto, mischiatela nella nuova farina con nuova acqua, con nuovo olio, con nuova, di nuovo, il nuovo impasto, mettetela lì e quello è la pasta da riporto che ci servirà, così chiamata, farà da lievito, fungerà da lievito per il nostro nuovo impasto. Tutto qui, vedete? Basta fare la prima volta questa ricetta, una volta si fa. Poi dopo non avrete bisogno più del lievito, andrete avanti se vorrete con questo sistema, lasciandovi da parte una pallina che poi metterete di nuovo nel nuovo impasto e avrete di nuovo un nuovo impasto a lunga lievitazione naturale. I vostri calzoni, le vostre pizze, le vostre focacce saranno digeribilissime e buone e buonazze, come e meglio di quelle comprate, ma facciamolo tutto insieme, non a parole, ma a fatti, i nostri calzoni fritti. Avanti con gli ingredienti, allora qui c'è lievito sciolto in 100 g di acqua con un cucchiaino di miele usato io, usate anche lo zucchero come volete, lo scegliete bene bene, qui c'è il resto dell'acqua, qui c'è l'olio pesato. La farina setacciata con il sale, già il sale l'ho messo qui. Quindi molto velocemente mettiamo, questo lo lasciamo riposare una mezz'oretta, il lievito lo sapete, no? E facciamo tipo autolisi. Andiamo a mettere prima il lievito sciolto, tutti i liquidi prima, no? L'olio, l'acqua, tutto insieme. E alla fine farina e sale. Basta, finito, eh? Finiti, sono finiti i calzoni, eh? Sì, no, no. Finiti, finiti. Pesatevi tutto prima, così in 2 minuti, no? L'impasto è pronto. Ecco, ora lo togliamo dalla ciotola, lo trasferiamo sul piano di lavoro e li facciamo e finiamo la lavorazione, no? Ecco, no? Finito già, no? Pronti, no? Via! Oh! Basta. Li facciamo giusto in 2 piedi e ci aiutiamo con la farina. Ci prepariamo un contenitore leggermente unto d'olio con il coperchio, che lo faremo riposare poi nel contenitore, no? Lo faremo lievitare. Allora, finite di lavorarlo così, eh? Aprita e girata. Di nuovo aprita e girata. Basta, finito. Non ha bisogno di tante pieghe, questo è un impasto molto semplice. Quindi lo andiamo a mettere nel contenitore, ecco, chiudiamo e lo facciamo lievitare per almeno 4-5 ore e poi facciamo le palline. Okay, superata la prima lievitazione, vedete? Andiamo, guardate che bello, andiamo a tirare fuori l'impasto dal contenitore, bello, bellissimo. E pesiamo le palline. Le palline poi le faremo lievitare di nuovo, no? Le lasciamo a riposo a lievitare. Pesiamo le palline da 100 grammi. Facciamo tutte le 100 grammi. Una volta pesate tutte, prendiamo, ci sistemiamo un vassoio con della farina, così spolverato di farina, e formiamo le nostre palle. Quindi gli diamo la forza con delle pieghe, così, e alla fine pigliamo, no? Giù, 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 chiudete anche se volete in questo modo, insomma dovete dare la forza alle palline, ecco, deve risultare una pallina così alla fine, liscia, bella, ecco, e la mettiamo a riposo sul vassoio.
Così facciamo con tutte le palline, aprite e chiudete, aprite e chiudete. Questo serve per dare forza all'impasto. Potete fare i movimenti che più vi vengono meglio. Alla fine chiudete così. Insomma, dovete sentire la forza nell'impasto. Ecco. Potete anche chiuderle così. Ma l'importante è che spingete, date forza, forza, così. E alla fine chiudete, vedete? Dovete dare forza. Poi alla fine mettetevi uno sul tavolo e spingete con il pollice dentro e vedrete che l'impasto vi sembrerà prendere forma dentro le mani. Ecco. Chiudete bene e mettetele a distanza. A questa distanza, perché queste leviteranno, no? Diventeranno il doppio, quindi poi le copriamo con canovaccio e le facciamo lievitare. Dopo un'oretta, un paio d'ore, siamo pronti per la preparazione. Se vi rendete conto che non ce la fate in serata, non c'è più tempo, è successo un imprevisto, la stessa cosa che vi ho detto prima, prendete le palline, le mettete in frigo e avranno così, lieviteranno di nuovo, quindi lieviteranno lo stesso in frigo lentamente e quindi le potete fare anche il giorno dopo, anche fino a 2 giorni, si conserveranno perfettamente in frigo così, ok? Quindi ci vediamo dopo per la preparazione. Eccoci, allora le nostre palline sono belle gonfie lievitate, le prendiamo a una, le stendiamo prima aiutandoci con un po' di farina, prima con le dita. E poi se volete aiutatevi con il mattarello, no? Così farete la pasta più sottile. Mettetevi i dischetti uno a fianco all'altro così, che ora andiamo a farcire. Intanto preparatevi la mozzarella tagliata a cubetti, no? Fatela scolare bene bene nella scola pasta così perderà un po' della sua acqua, no? Se no perde molta acqua poi. Fate lo stesso con la salsa di pomodoro. O con i pomodori pelati, quello che avete scelto di mettere. Io ho scelto i pomodori pelati. Ecco. Fatevi i dischetti e metteteli qui. Quindi poi andiamo a farcire. E stavo dicendo, io metto tutto insieme, già condito così. Faccio scolare la mozzarella prima, la unisco al pomodoro e condisco con un filo d'olio, origano, sale, pepe se volete, quello che volete. E metto tutto al centro. Ecco, ne metto 2 cucchiai così, belli, pieni, pieni. Ecco. Però voi se volete mettete prima la mozzarella, se volete fare separata e non mischiarla così, mettete la mozzarella prima e poi condite la salsa di pomodoro a parte così, vedete? E mettete prima la mozzarella e poi il ciuffetto di salsa sopra. Normalmente poi va in quello classico a calzone leccese, va il prosciutto cotto, una fettina di prosciutto cotto e un'oliva verde denocciolata, se vi va. A me va bene così, però io voglio fare quello classico, quindi vado a chiudere. Oh, la chiusura del calzone è molto importante. Molti di voi mi hanno chiesto, con la chiusura non ci sto, si aprono sempre in frittura. E guardate che è facilissimo chiudere il calzone, non si deve fare assolutamente niente di strano. Si prende e si chiude, punto. Allora si può chiudere e basta, vi assicuro che è solo questo, non bisogna spennellare con acqua, olio, uovo, come sento dire, con niente, 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 si chiude semplicemente così, guardate, semplicemente, adesso è chiuso già e vi assicuro che non succede niente in cottura, ma se volete stare tranquilla, chiudiamo lo stesso queste, chiudete o con una rotella, così state proprio tranquille, tranquille, tranquilla. Ecco, vedete, così la chiusura diventa proprio ermetica, è impossibile che si aprano in cottura. Oppure chiudete come faceva mia nonna faceva così, chiudeva con le dita e poi sigillava, faceva una sorta di sigillo con la forchetta, così. Anche così è ben sigillato, vedete? Leggermente così, eh? Addirittura prima facevano anche in questo modo. Facevano il cordone, no? Pizzicavano la pasta in questo modo per stare tranquilla. Ma questo è un metodo che a me non piace molto perché è bello da vedere, forse,
ma in cottura, Napoli, quando si mangia dopo, viene un cordone di pasta che non è vuoto, è tutto pastoso e la maggior parte delle volte va buttato. Perciò vi consiglio, se proprio volete stare tranquilla con la rotella, ma se proprio volete fare un metodo antico, usate la forchetta, che verranno carini e chiusi perfettamente. Ecco. Leggermente così, ecco qua. Questo con la forchetta, questo è con la rotella, vedete, chiuso perfettamente, e questo è chiuso a mano, basta così, senza niente, senza artifici e senza niente. Allora, intanto mettete a scaldare l'olio, abbondante olio, l'ho già messo, l'ho già acceso, perché questi vanno subito fritti. E non preparatene tanto alla volta, nel mio pentolino ne andranno 2-3. Ok, allora preparo solo questi e li frigo. Intanto che si fanno friggere quelli, subito me ne faccio 2 altri. Non li lasciate molto così conditi qua, se no scolerà ulteriormente l'acqua, non uscirà l'acqua della mozzarella ancora. Lo sapete che la mozzarella caccia sempre acqua, perciò subito andiamo a friggere i nostri calzoni. Ma vi volevo dire un'altra cosa: se li volete fare al forno, li faremo di no, anche insieme così al forno. Per esempio questo io lo voglio fare al forno, no? Allora, questi non vanno colorati, spennellati, con niente, quelli fritti, vanno semplicemente presi e messi in padella. Questi invece, quelli al forno, vanno colorati così. Ecco, preparatevi sempre il pomodoro pelato, così, con un filo d'olio, sempre con sale, origano, mi raccomando al sale, non tanto, un pizzico di sale, perché c'è già il sale nell'impasto, no? Poi c'è la mozzarella salata, il prosciutto pure salato, se mettete il prosciutto e l'oliva pure, perciò regolate un pizzichino di sale. E quello al forno va colorato con il pomodoro, quindi lo mettiamo poi in teglia con carta forno e lo cuociamo a 200 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco qua, quindi ci vediamo dopo. Ok, siamo pronti per la frittura. E quando è buono l'olio? Quando comincia a fare delle venature, no? Quando comincia a venarsi, arriva già intorno ai 170-180 gradi, proprio la temperatura che serve a noi per i nostri calzoni. E la pentola deve essere alta o larga, molto capiente, e l'olio deve essere abbondante. Quindi su mezzo chilo di farina, su quello che abbiamo fatto noi, e diciamo che ci servirà 1,5 litri, 2 litri d'olio. Di semi, mi raccomando, di semi di girasole è meglio, ma di semi in generale, non di oliva questa volta. E niente, poi ci sistemiamo il vassoio con della carta assorbente, vedete, con un'abbondante carta assorbente, dove andremo a scolare poi i nostri calzoni. Vi faccio vedere poi quale deve essere il colore giusto, la doratura giusta, no? Oh, quindi l'olio è pronto, abbiamo fatto la prova pallina, fate sempre la prova pallina, quando risale sulla pallina ed è bella dorata, la pallina di pasta, no? È pronto, quindi andiamo a mettere subito i nostri calzoni, vedete come scricchiola l'olio? Allora a questo punto è buono, di temperatura, di tutto. Oh, ne mettiamo due per volta, per non fare, perché se ne mettiamo molti poi abbassiamo la temperatura dell'olio, no? Quindi li giriamo quasi subito. Guardate che belli, mamma mia. Dammi un mozzarella. Ehi, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, no, 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 quella smorfiosa di Benedetta Rossi. Oh, case coccolo cane, lo porta a passeggiare. La doccia li fa, a ciu ciu ciu, ma la doccia li fa, a ciu ciu ciu, ra, se. E prima non contava manco una parola, nutata te fucina, ho fatto in casa per voi, e moglie te na diva, con nulla puoi toccare, ho fatto un antimare, con lo mare tu lo cane, se che rabbia mi fai, ciu ciu ciu, ma che rabbia mi fai, ciu ciu ciu, ma non è mica male, no, starti ad osservare, e cose cappuccini, tu facile sai, la tua cucina è una bontà, insegna a cucinare. Oh, che gioia mi dai, ciu ciu ciu, ma che gioia mi dai, ciu ciu ciu, ma ciumba, 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 ciumba. Oh, eccoli i nostri calzoni fritti, sono pronti, prontazzi, guardate che belli, ma
Vi voglio far vedere la mia Anna mentre resta. Ma come sono, Anna? Mi fai vedere l'interno com'è? È filante? È buona? Com'è la pasta? Dimmi, amore. Ottimo, sublima. Scusate, prova superata. Scusate, me l'ho fatto mangiare a lei perché è fritto, è fritto. A me faccia male, io mi ho fatto l'anna, mi ho fatto bah! Io sto aspettando quelli al forno di cui farò la foto, che sono buonissime. Per me personalmente l'ho fatto con mozzarella senza lattosio, proprio come è una goduria. Mi raccomando, fateli e fatemi sapere, iscrivetevi sul mio canale YouTube, lasciatemi un like. Vi voglio bene, vi abbraccio forte, alla prossima.